Bentornati, nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Siamo in piazzetta sopra i ponti. Saluto Beppe Marconi. Ciao. Ciao Beppe. E poi saluto uno dei soci qui del bar che sì, dà sulla Cuoca piazza. Caffè. Cuoca. Daniele, grazie. Daniele, ciao Daniele. Allora, abbiamo letto qui sul giornale, La Nazione in particolare, di gravi episodi che accadrebbero in questa piazza con dei ragazzini che voi siete un po' in balia. Soprattutto in fase notturna, questa piazza, dato che è poco illuminata, quando noi chiudiamo il bar e loro si chiude tutte le attività, qui diciamo che è terra franca, in poche parole vengono tutti i ragazzini a passare la serata con fumano, fanno casino, confusione, insomma è diventata un po' una, non ti dico la feccia d'Arezzo, ma insomma sta diventando, noi non vogliamo che diventi questa cosa qui, quindi chiediamo magari un po' d'aiuto anche da parte del comune, mettendo delle luci oppure facendo altre cose che ben gradite, se magari ci danno anche un'idea loro. Ecco, questi ragazzini sono ubriachi, cosa fanno? Questi ragazzini, l'altra sera c'era, si è chiamato l'ambulanza perché c'era una ragazzina, penso che era quasi in coma etilico, e poi c'è stata una rissa, dice i padroni dello Stile dei Mercanti che c'erano anche coltelli, no, dei tre bicchieri, scusa, che c'erano anche coltelli, quindi insomma è anche abbastanza pericolosa per noi anche andare a dividerli e fargli qualcosa, insomma. No, no, poi non ci, voi non no, ci no. potete andare, perché se succede qualcosa poi sono problemi vostri, specialmente molte volte con i genitori che li difendono, anche questo è il problema. Questo è un problema ormai fondamentale. Perché io ho fatto l'assessore alla sicurezza del Comune d'Arezzo e qui sono stato la sera e andavo a tre bicchieri a bere, perché era uno dei pochi che veniva a controllare la sera. E mi rendevo conto delle problematiche, ma non sono soltanto qui, sono in Corso Italia, sono in Piazza San Michele, sono un po' dappertutto, perché questa maledetta birra purtroppo viene usata non più per bere ma soltanto per ubriacarsi, è diventata una nuova droga. E quindi ti dico che molte volte anche la polizia municipale non può toccarli, ma deve chiamare l'ambulanza, perché altrimenti possono venire fuori dei problemi. E una volta è successo che li hanno portati a casa con l'ambulanza e questi sono anche incavolati perché gli hanno fatto una cosa del genere. Purtroppo è l'educazione che manca. Qui ci puoi mettere la luce che tu vuoi, le telecamere che devono funzionare, ma se prima di tutto la famiglia non funziona, e questa è la prima cosa che manca oggi purtroppo da noi, la famiglia non segue più i figli come deve seguirli. Educazione non gli viene insegnata, scuole fanno quello che fanno e di conseguenza poi queste sono le problematiche. È difficile, sì. È difficile perché bisogna lavorare a monte, bisogna lavorare un po' a monte con le famiglie, perché con i genitori che quando arriva un figlio da casa ubriaco prendano quello che devono prendere, cioè le. Io non dico di iniziare a prendere la sberla, ma insomma però prendere le adeguate misure affinché un figlio non faccia una cosa del genere che possa ripercuotere poi su quelle problematiche che dicevi te, capito? Io rimango anche del parere che secondo me ci devono essere anche, insomma, da parte nostra, io lo faccio spesso, di controllare a chi dai da bere. Purtroppo questa è una cosa che parecchi lo fanno e altri non lo fanno. E quella secondo me è la cosa. Ho trovato dei bar che ai 18 anni gli davano alcolici. È quello lì che non andrebbe fatto. Il problema fondamentale sta anche lì. È anche vero che poi vanno al supermercato, sì. Perché il sabato al supermercato vai alle 8, i scaffali della birra sono vuoti perché l'hanno comprata tutta e l'hanno portata via. Ho detto, qui ci vuole una serie di cose per far sì che queste problematiche non avvengano più. Controlli quindi ci sono ogni tanto? Mai. No, io sono venuto, Sì, però si parla di... sì, qui si può parlare. 7-8 anni fa. Io il sabato sera venivo Pozzo, c'è una certa età. No, te pochissimo. Anche te. Direi pochissimo. Comunque non viene... Pochissimo. Poi la telecamera che adesso ci fa vedere che non funziona. Questo non lo sembra, so, penso di no. Recentemente, ma sembra che ristoratore sì un altro ristoratore non funziona, sembrerebbe di no, però questo fino a poco tempo fa di sicuro non funzionava, poi se hanno fatto l'hanno attivato da poco questo non lo so. Ecco, voi avete cercato e la situazione, mi dicevi prima, è migliorata perché comunque avete occupato degli spazi, avete reso la piazza un po', diciamo, più decorosa. Sì e chiaramente, cioè, noi facciamo il nostro possibile con nella decorazione della piazza, con le nostre piante, con gli spazi che abbiamo occupato proprio per evitare queste situazioni, insomma. Non si dovrebbe essere noi, ma dovrebbero essere anche le istituzioni che un pochino ci danno un aiuto.
Sono diciamo, è una questione di italianità, sono aghetini, sono, aghetini, sono diciamo stranieri. Che è un misto, io direi è un mix. Sono tutti. Diciamo che sono un mix, che è anche sbagliato dare la colpa solamente a una quando effettivamente sono un po' tutti. Soprattutto il sabato sera o anche le altre sere? Maggiormente durante il fine settimana, sì. Maggiormente. Qui c'è stato anche vari danni, è stato rotto quel vetro lassù, è stato riparato, la porta là, insomma. Che sono anche sui muri, cioè questo qui è stato ristrutturato recentemente, quindi basta vedere insomma come viene tenuto insomma. Quindi dai, facciamo un appello anche al comune che si interessi un po' quindi, di questa piazza. Speriamo, dai, speriamo che si interessi, visto che aiutateci. Visto che è stato aumentato il servizio della Polizia Municipale fino alle 3 di notte, praticamente il sabato, che qualche passata venga fatta anche non qui. Non solo le multe nel se sottopassaggio passano, di Via Veneto a quelli che vanno in bici, no? Se passano gli offrono anche da bere. Quindi capito, qui si fa la guerra a quelli che vanno in bicicletta, pericolosissimo, sbagliato, tutto quello che vuoi, ma hanno passato un giorno lì a fare le multe dove ci sono anche situazioni sì, che poi insomma, dopo, più gravi, oggettivi. E dopo ho saputo anche che sì. Le è stato altri problemi. Ci sono stati altri problemi, che tutti sappiamo, certo. Insomma. Va bene. Quello è stato un errore probabilmente. È stato un errore di valutazione. Ecco. Diciamo che poteva essere giusto per il discorso delle biciclette e del sottopasso, ma dovevano dare un occhio anche agli invalidi perché passassero, insomma, esatto. Ecco, non è che va bene, io vi ringrazio, speriamo insomma di, che il problema si possa volevo, però ecco, sì. Volevo puntualizzare che le istituzioni devono fare qualcosa, non pretendo che sia qui la pattuglia fissa, che però che ci diano una piccola mano anche a noi, cioè, noi facciamo il nostro meglio e se ci danno una mano anche loro siamo più contenti, anche se la giunta che c'è adesso mi sembra faccia abbastanza, però insomma si può fare di più, si potrebbe fare di più per questa piazzetta, perché questa piazzetta da qualsiasi tipo di giunta che c'è stato non è stata mai considerata. È vero. Tutti la conoscono, tutti la conoscono, però nessuno la considera più di tanto. Io sei d'accordo? Non sono d'accordo, amico, il sabato sera sono stato per 5 anni qui. Devi rimarcare che lui ha fatto l'assessore. Ora se non funziona ci posso dire. L'ha messa lui. L'ha messa io. Ecco perché funziona. Che non funziona. Grazie. Se si mette non funziona. Molto gentile. Se si mette non funziona. Ora non funziona. Prima funzionava, eh? Non lo so, hanno sempre detto che non funzionava, però poi magari sono voci di corridoio, nel senso. Funzionava. Comunque io sono 20 anni che sono qui, ci sono state giunte che hanno detto. Ci sono state giunte che hanno detto questo è il salotto d'Arezzo. Noi l'abbiamo reso il salotto d'Arezzo, eventualmente, neanche più di tanto, però insomma nel nostro piccolo abbiamo cercato di renderlo. Dipende che salotti hanno loro a casa loro, appunto. Questo non lo posso dire, non lo so. Speriamo però che ecco. Non sia quelle telecamere, visto che costano 10 euro, che diciamo fingono di essere telecamere, no? Ce l'ho anch'io in casa, ce la metterla. Ah, bene, così hai dato una notizia. È un deterrente. Va bene, a domani. Ciao.